Buongiorno qui da Forlener 2011, siamo con l'ingegnere Julius He, amministratore delegato di Steel, che ci presenta la MS241C, la macchina che è stata presentata al premio innovazione della fiera. Amministratore, ci spieghi un po' le caratteristiche tecniche di questa macchina. Buongiorno, grazie. MS241CM è la prima macchina Steel che nasce già con la gestione completamente elettronica del motore. Significa sia l'accensione che anche la carburazione viene permanentemente controllata e ottimizzata per avere un motore sempre alla sua prestazione migliore, ma anche avere minor consumi e minor inquinamento. Ingegnere, senta, per chi è stata pensata prevalentemente questa macchina? Questa macchina è prevalentemente per il professionista che cambia campi di applicazione, cambia altitudine di taglio, ha ritmi di manutenzione magari anche un po' prolungato, il motore lavora su varie condizioni e a questo punto gode maggiormente del vantaggio che il motore si auto-ottimizza. Ho capito. Ci può spiegare più in dettaglio il funzionamento Certo. del carburatore, della carburazione elettronica? Questo motore quando si avvia è già più facile perché non ci sono più la farfalla di chiusura aria fredda, si ha solo una posizione di normale uso e uno di avviamento. Nella fase di avviamento il motore capisce che sta partendo da zero, arricchisce la partenza, la miscela. Tecnicamente parlato, il carburatore è sostituito da una valvola elettromagnetica che con la sua frequenza e lunghezza, amplitudine di alzatura regola il flusso della benzina. Tirando a freddo il motore parte subito, lo prendo in mano e quando accelera il motore si regola secondo la temperatura da solo. Quando faccio il primo taglio, in un giro di 10-12 secondi, il motore si ottimizza alle condizioni ambientali, pressione, umidità che trova. Questi parametri vengono memorizzati, significa quando io spengo la macchina per interrompere il taglio, 2 minuti dopo faccio il secondo taglio, la macchina parte già in stato ottimizzato. Se durante la giornata cambio altitudine, cambio condizioni, il motore mi segue. Questo viene aiutato anche dalla bobina, l'accensione integrata. La bobina cambia anche anticipo dell'accensione. Anche questo per avviarlo più facile e quando si ha alti giri, gira fino a 14.000 giri, ho sempre il motore al massimo. Grazie Ingegner Hogg, buona fiera e alla prossima. Grazie. Arrivederci.